Come da tradizione, anche quest'anno, in occasione della festa di Sant'Antonio Abate, patrono degli animali, si è tenuta lunedì 17 gennaio a Teggiano, presso la chiesa della Santissima Pietà, la tradizionale benedizione degli animali. Una ricorrenza che porta a celebrare tutti gli animali, da quelli più fortunati che hanno una casa a quelli più sfortunati, che sono segregati in strutture anguste o che vengono sottoposti ad esperimenti che spesso si contrabbandano come scientifici. La benedizione impartita da Don Giuseppe Puppo, rivolta sia agli animali che ai loro padroni presenti alla chiesa della Santissima Pietà, ma anche a tutti quegli animali maltrattati o abbandonati dopo essere stati acquistati o adottati per puro effimero piacere, oltre ad essere un momento di celebrazione di Sant'Antonio Abate, è stato anche un momento importante per lanciare un chiaro monito contro chi considera gli animali, in particolare quelli a quattro zampe, un oggetto, una compagnia, un essere con cui poter giocare, dimenticando che si tratta sempre e comunque di esseri viventi, capace di provare sia gioia che dolore.